La tragedia di Gianluigi Ragni purtroppo ha riportato all'attenzione una problematica mai risolta e nel Teramano c'è sempre questo triste primato di incidenti sul lavoro mortali. In questa provincia abbiamo svolto nei mesi scorsi un importante lavoro, anche a seguito di un altro incidente mortale che è stato quello di Tonino Fanesi. È nato l'osservatorio provinciale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, un osservatorio che vede coinvolti le parti sociali, le associazioni datoriali e diverse istituzioni. Ed è proprio questo che oggi abbiamo chiesto al prefetto, che questo osservatorio possa essere dotato di risorse umane perché possa dare un'accelerazione all'analisi di quelli che sono i motivi degli infortuni che avvengono nella nostra provincia e di poter cominciare a lavorare sulle proposte. Un'importante presenza è quella dell'ufficio provinciale scolastico. Crediamo che sia fondamentale cominciare a parlare di sicurezza nelle scuole, agli studenti, prima ancora che lascino la scuola e che diventino persone che entrano nel mondo del lavoro. Quindi la richiesta è quella che tutti gli enti possano contribuire a che l'osservatorio metta a terra e sviluppi delle proposte concrete per essere a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. Voglio ricordare che solo nel primo semestre del 2023 si sono registrati 1635 infortuni. C'è un altro dato altrettanto allarmante, che è un aumento spaventoso delle malattie professionali. Tutto questo ci impone un cambio di passo, e il cambio di passo può avvenire solo mettendo nell'agenda quotidiana il tema della sicurezza, quindi tanta concretezza, e noi abbiamo intenzione da subito di porre in essere tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. C'è bisogno di più formazione, di più consapevolezza anche a livello di governo centrale, che le regole della formazione devono essere più stringenti e non come adesso, che si sta cercando di ridurre addirittura il numero di ore obbligatorie in vari settori, perché sembra come se che tutti questi incidenti, tutte queste tragedie sul lavoro a Roma non contino, ma questi non sono numeri, queste sono famiglie che soffrono, che vedono non rientrare le proprie mogli, i propri mariti, i propri figli, le proprie figlie. Non si può andare più avanti in questo modo.